Buongiorno cari amici e bentornati sul mio canale, io sono Mike dalla Z. Bene, oggi un altro video sulla domotica facile. Per prima cosa vorrei ringraziare Bill Gates per avermi mandato questo dispositivo che, come ho scritto nel video, non ha bisogno di collegamenti wifi o internet, ma poi andremo a vedere insieme nel particolare. Ma ora andiamo a vedere insieme come funziona e come viene montato. Ci vediamo tra poco. Oh, eccoci qua, cari amici, il nostro pacco che ci ha inviato Bill Gates. Vi faccio vedere come è fatto all'interno. Qui c'è la loro grafica dove spiega un pochino il funzionamento già per sé. Hanno un'app dedicata, all'interno c'è la nostra centralina, andiamo a prendere, eccola qui, ecco la nostra centralina, e poi c'è un manuale, è molto semplice e intuitivo, abbiamo la nostra alimentazione, non lo so se si vede. Qui la nostra alimentazione e poi abbiamo un contatto aperto e un contatto chiuso che possiamo gestire qualsiasi cosa. Ok, allora andiamo a vedere come è fatto all'interno del nostro relè domotico. Prima di tutto, qui sopra c'è una linguettina, ora vi faccio vedere. Potete inserire il vostro cacciavite qui e aprire questa parte, dove sopra ci sono scritti cosa sono le cose sotto, tipo dove va inserita la SIM, perché praticamente questo sistema funziona con una SIM, quindi solo tramite messaggi, non c'è bisogno di rete internet, quindi qualsiasi SIM che abbia un sistema GSM ha un tasto di reset che vedremo all'interno, e più c'ha le due antenne che è il Bluetooth e quella GSM. Queste due antenne si possono smontare, svitare, andremo a vedere ora all'interno, si possono svitare e mettergli delle antenne opzionali più, diciamo, performanti se abitate in zone dove, diciamo, prende male un po' il cellulare. Però non vi spaventate, perché se non avete una scheda SIM, o se il cellulare, diciamo, se la rete no, non c'è il sistema Bluetooth, che tramite il vostro cellulare potete collegarlo con l'app. Ma ora andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ok, questa è la nostra scheda, ma andiamo ad aprirla ancora di più. Vi faccio vedere già smontata. Eccoci qua. Questo è il nostro case smontato. L'ho fatto vedere già smontata perché tanto, diciamo, non vi serve smontarlo a voi, ma solo un pezzettino dove inserire la SIM. Andiamo a vedere come è fatto il nostro modulo. Come vedete, come ho detto prima, praticamente qui abbiamo le due antenne che, come avevamo detto prima, una è del Bluetooth e l'altra è GSM. Questa è del nostro Bluetooth e questa è della rete GSM. Ok, c'è scritto anche sulla scheda, vi faccio vedere, vediamo se si riesce a notare, c'è scritto Bluetooth, il test e GPRS, che sarebbe GSM, la nostra antenna. Qui ci va la nostra SIM, quindi potete mettere qualsiasi SIM all'interno. Questo è l'alimentatore che ho visto sul sito, praticamente loro anche hanno un sistema a 12 volt, quindi si potrebbe anche modificarlo, togliere questo, diciamo, questo alimentatore e, diciamo, alimentarla direttamente a 12 volt la scheda. Ma loro hanno tutto il kit, vendono anche solo la scheda senza, diciamo, l'alimentazione a 230 volt. Qui abbiamo il nostro relè. Vediamo le caratteristiche, c'è scritto che ha
230 volt, 10 ampere, 125 volt invece 12 ampere. C'ha una doppia alimentazione. Qui dove l'alimentiamo, qui dove sono i nostri contatti, normalmente aperto e normalmente chiuso. Questa è la scheda per sé, questa è la classica, il classico chip GSM che gestisce le chiamate con il sistema che controlla. Penso che la parte di, diciamo, controllore dovrebbe essere questa. La scheda molto semplice ma efficace. Ora andremo a rimontarla, l'andrò a rimontare tutta e andiamo a collegarla sul nostro banco come sempre. Ci vediamo tra poco. Eccoci cari amici, siamo arrivati al collegamento del nostro relè domotico senza wifi. Allora, come avevamo detto prima, qui ci va la nostra SIM. Queste sono le due antenne che si possono svitare e aggiungere due antenne esterne che troverete anche nel loro sito. E poi andremo a collegare l'alimentazione neutro linea, il comune e il normalmente aperto, che è quello che ci interessa. Però anche un contatto normalmente chiuso. Ma per adesso andremo a collegarlo qui. Andiamo a usare sempre la nostra tavola per illustrarvi i collegamenti. Ma prima di tutto, mi raccomando, scollegate l'alimentazione, non lavorate mai sotto tensione. Allora, partiamo con il nostro neutro. Il primo contatto che troverete sul vostro relè è neutro e poi è contrassegnato sopra la scatolina. Colleghiamo neutro. Poi, per facilitare le cose, ho dato l'alimentazione a lei e logicamente, dato che questo relè usa un contatto pulito, pulito significa che non è attraversato da tensioni, quindi da corrente, scusate, quindi è normalmente chiuso, è solo un contatto, solo due lamelle che si aprono e si chiudono, quindi non c'è alimentazione, ma andremo a dargliela noi, ponticellando con la nostra fase. Prima andremo a collegare la nostra fase. Eccola qui. Poi andremo a alimentare il nostro dispositivo sulla sua fase. Eccolo qua. Poi andremo sul comune, che è quello centrale. E poi infine avremo il nostro ritorno della lampada, che praticamente arriverà sul comune e qui ci sarà il nostro interruttore che aprirà e chiuderà il nostro circuito. Quindi ora sarà la parte dove ritorna la lampada per farla accendere. Andiamo qui. Nostro normalmente aperto NO. Lo colleghiamo alla lampada. E ciò che è fatto. Facciamo un piccolo ripasso del nostro collegamento, che è molto semplice, come dicevo prima. Neutro, che andrà al primo contatto, dove è contraddistinto dalla N. Poi faremo un ponte tra la linea e un'altra andrà al contatto C, che è il comune. Usciremo e andremo alla nostra lampada. Il neutro, come abbiamo detto prima, è ponticellato direttamente col neutro, come in tutte le case. Va direttamente il neutro su e la nostra fase verrà interrotta da un semplice interruttore, che in questo caso l'abbiamo domotizzato. E ora andiamo a vedere la nostra app e andremo a vedere come funziona il nostro dispositivo.
Eccoci qua, cari amici, alla configurazione del nostro dispositivo. Per prima cosa abbiamo dato alimentazione e come vediamo si è accesa un LED rosso che lampeggia. Questo significa che il dispositivo è pronto per essere associato. Andiamo a aprire la nostra app, Big Gates. Qui ci sarà la nostra schermata, andremo sulle tre lineette qui sopra, i miei impianti, più impianti e troveremo già il nostro dispositivo. Andremo a mettere il nostro numero di telefono che ho già messo. Ora andremo a chiamare il nostro dispositivo, lo chiameremo casa. Metteremo un PIN di default di 40. 1, 2, 3 e 4, 0. Poi andremo a cambiare in seguito. Avanti. Ora si andrà a spegnere e riaccendere. E qui il nostro dispositivo è pronto per essere utilizzato. Anche sulla nostra interfaccia, se riuscite a vedere, c'è scritto chiuso. Praticamente il cancello è chiuso, a meno che sia un cancello. Il contatto praticamente ora è aperto e quindi la lampada è spenta. Andiamo a premere il nostro pulsante e andrà a interagire con la nostra centralina. Questo ora sta funzionando tramite il nostro Bluetooth perché io non ho inserito una scheda, ma con la scheda potremo comandarlo anche a distanza da remoto. Ora c'è scritto aperto, perché lui si riferisce verso un cancello, perché questo dispositivo è largamente usato per i cancelli o nei condomini, perché potrete registrare tutti i numeri. Ora andiamo a spegnere tutti i numeri di telefono dei condomini, così ogni volta che avvicinate al vostro cancello potete o usare l'app o usare l'altro sistema che è GSM. Logicamente è tutto chiuso in sé con password e tutto, nessuno può, diciamo, entrare nel vostro sistema. E questo ha un altro vantaggio perché non ha un cloud dove viene registrato tutte le vostre credenziali, eccetera, ma qui non c'è bisogno di registrare nulla, a parte acquistare solo l'app, che tra l'altro è fatta molto bene. E l'acquisto di questa app serve anche ai sviluppatori di poter migliorare nel tempo. Ora andiamo a vedere, se teniamo premuto il nostro dispositivo ci sarà la configurazione. Possiamo fare configurazione, ci chiederà sempre il nostro PIN di accesso, i nostri 40, e qui sarà la nostra configurazione. C'è un menu sotto, se si vede, dove c'è il generale, dove possiamo posizionare la nostra, possiamo cambiare anche la nostra icona. In più possiamo mettere, c'è questa opzione che apri quando è in prossimità. Praticamente quando siamo in prossimità col nostro dispositivo, il nostro cellulare, lui apre mettendo qui in modalità on. Ora rimettiamo in off perché se non possiamo fare le nostre prove. Qui potete disporre il vostro dispositivo dove volete, come chiamarlo, eccetera. Andiamo su impostazioni ora. Ok, qui nella parte impostazioni, se si riesce a vedere, possiamo far funzionare il nostro relè come bistabile, come adesso praticamente o acceso o spento o a impulso. Praticamente quando noi andiamo a dare l'impulso si accende, dopo un po' si spegne di nuovo. Questo si può usare tipo per comandare un relè ad impulso, se si vuole, come un semplice diciamo pulsante, non interruttore. E invece bistabile cambia stato ogni volta che noi premiamo il nostro pulsante. Abbiamo anche il timer, possiamo timerizzare tipo una scala, gli diamo il nostro impulso, lui conta il tempo e poi si spenge. Quindi restiamo sul bistabile. Applica. Andiamo sulla Smart Start. Praticamente quando noi accendiamo, ogni volta che va via la rete o qualsiasi cosa, noi accendiamo, il suo stato è off.
quindi praticamente non apre niente e rimane nello stato del circuito aperto. Il nostro PIN, come si era detto prima, possiamo cambiarlo, il nostro numero di telefono dell'apparato quando avremo all'interno la SIM, le impostazioni avanzate andranno a, diciamo, a settare i dati dell'impulso, i secondi dell'impulso e i minuti del timer. Torniamo tutto indietro. Qui abbiamo un altro menu a tendina dove c'è i miei impianti, il tutorial, il loro negozio, l'impostazione della lingua e strumenti, configurazione, backup, eccetera, eccetera, per poter conservare tutti i numeri, eccetera, eccetera, in un backup. Torniamo indietro. Qui abbiamo un'altra parte dove possiamo, diciamo, togliere l'immagine di sfondo e mettere una nuova immagine come vogliamo noi. Questa è tutta l'applicazione. Riaccendiamo di nuovo. Come vedete, ora sta funzionando solo tramite Bluetooth. Ci sarà la scritta aperto col diciamo la spia verde. Quindi che è azionato. Andiamo a spengere la nostra luce. Ok. E questo è il nostro relè domotica. Andiamo alle conclusioni di questo relè, dei pregi e dei difetti. Ci vediamo tra poco, grazie. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di anche questo video. Mi raccomando, prima di tutto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornato dei prossimi video che farò. Bene, andiamo alle nostre conclusioni dei pregi e dei difetti di questo dispositivo. Beh, prima cosa, come pregio, ha anche l'attacco, vi faccio vedere, della barra DIN per metterlo nei quadri, attaccato così. Altro pregio, praticamente possiamo installarlo da qualsiasi parte, anche se uno vuole nella vostra auto. Volete, non lo so, fare un sistema di allarme della vostra auto e interrompere il circuito di alimentazione della pompa dell'alimentazione dell'auto. Con questo dispositivo qua potrete accenderla e spegnerla, tanto togliendo o sistemando, diciamo, la parte 230 volt e portandola a 12, potete farlo funzionare anche con la vostra batteria dell'auto. O possiamo anche, diciamo, installarlo in una roulotte o un camper, così da poter domotizzare le vostre luci o anche fare un sistema, come ho detto prima, di allarme per il vostro camper o roulotte. Bene, come piccolo difetto posso dire che praticamente il costo dell'app si aggira sui 4,99, ma vedo che mano a mano stiano scendendo, ma per adesso siamo sui 4,99 per l'app. Diciamo che può essere giusto o sbagliato che sia, ma comunque serve anche a, diciamo, a migliorare le funzionalità dell'app. E in più non ci sono pubblicità sull'app, quindi questa è già anche un'altra cosa, anche se è un piccolo difetto detto per il costo. Spero in futuro scendano un pochino di prezzo per quel piccolo prezzo giusto che possa invogliare un po' tutti ad acquistarla. Bene, ragazzi, non posso dire altro di questo dispositivo. È un ottimo dispositivo, sembra abbastanza pure robusto, fatto bene all'interno dell'elettronica, l'ho fatta vedere, e nulla. Ci vediamo nel prossimo video per la domotica facile e, come ho detto prima, ringrazio sempre Big Gates per avermelo mandato e fatto testare per voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.